amici del mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordo di andarmi a seguire su Instagram perché sono molto attiva. Trovate giù nell'info box il link che vi porta al mio canale e fatemi delle domande con l'hashtag #IMai, sia inerenti al mondo dell'equitazione che non, perché arrivati ai 1000 iscritti ci sarà un video in cui io risponderò a tutte queste domande. Oggi vi porto un video collaborazione con una youtuber e sono molto molto felice perché questa è la mia seconda collaborazione. Questa ragazza con cui ho collaborato si chiama Martina e ha un canale YouTube che si chiama La Martina. Ve lo lascio giù nell'info box e passate sul suo canale e iscrivetevi perché fa video molto belli e in più è anche una ragazza dolce e gentile e soprattutto disponibile. Quindi veramente vi consiglio di iscrivervi. Parla di libri, ma anche di altro. Adesso io e Martina, per questo video, abbiamo pensato di fare i buoni propositi letterari per il 2019. Allora, innanzitutto devo dire il fatto che il 2018 è stato un anno difficile perché ho letto poco, veramente, veramente poco e male. Sono stata per la maggior parte del tempo a comprare i libri, ma effettivamente ne ho letti pochi rispetto a quelli che ho comprato. Molti libri sono in libreria, tipo per esempio questi, A prendere polvere, e non li ho letti. Allora, i buoni propositi letterari per me sono ovviamente leggere di più e soprattutto con costanza. Perché adesso, per esempio, sto leggendo un libro che è questo, che si chiama Ogni battito del cuore. E alla fine è un libro che ovviamente mi piace. Mi sta prendendo veramente tantissimo, ragazzi, presto ve ne parlerò. Però ovviamente è dovuto al fatto che ho letto poco, quindi ancora non l'ho finito di leggere. E quindi questo 2019 deve essere un anno in cui devo leggere ovviamente con costanza, perché sennò ci metto un'eternità a leggere i libri. Poi vorrei appunto equilibrare le compere con le letture, magari se in un mese ne compro 5, considerando che ho dei libri in libreria che devo leggere, magari mi leggo 3 di quelli che ho comprato e altri 2 sono quelli che ho in libreria, in modo tale che leggo sia quelli che acquisto che quelli che ho in libreria. E continuare a sperimentare generi nuovi, perché nella mia libreria prevalgono i libri thriller gialli. Non ne ho tanti, però rispetto tipo a questo che è romantico, di questi ne ho solo 2. Quindi ci sono veramente tantissimi gialli e thriller. Quindi vorrei leggere più libri romantici, ma anche i fantasy che veramente ne ho pochi. E sperimentare ovviamente anche autori nuovi, tipo questo per esempio l'ho conosciuto nel 2018, Joe Nesbo è un re dei thriller gialli e mi prendono veramente tantissimo i suoi libri. Per adesso ho Polizia e Il leopardo di Joe Nesbo, che è un vero mattonazzo, quindi mi devo sbrigare a leggere perché sennò quando li finisco tutti questi libri. E mi piace soprattutto, quest'anno mi voglio buttare anche nella lettura di libri di cui magari ho visto solo i film, tipo questo che vi ho consigliato anche nei film natalizi, La bussola d'oro, che è veramente bellissimo, il film l'ho visto veramente tantissime volte, però appunto mi piacerebbe leggere il libro, ragazzi, tipo questo, ma anche altri libri di cui ho visto i film, ma appunto non ho letto i libri, tipo Harry Potter, che sto recuperando i libri, ma ovviamente dovrò leggerli, se no che li compro a fare. Lunedì, a proposito, uscirà un video in cui parlerò delle saghe che voglio leggere nel 2019, quindi non perdetevelo perché ogni lunedì ci sarà un nuovo video. Continuando con i buoni propositi, vorrei continuare a leggere sempre appunto generi nuovi, tipo per esempio anche questo che è tratto da un videogioco, Assassin's Creed.
E questo, vi giuro, è bellissimo. Il tuo futuro è nel tuo passato, una potente reliquia considerata leggenda, una lotta spietata per entrarne in possesso, una ricerca ai confini del tempo. Ragazzi, quanto è bello. Devo leggere anche questo. E poi mi vorrei buttare anche più anche nei libri qualche horror, visto che mi prendono tantissimo i film horror. E poi un libro anche un po' più impegnativo, tipo questo, il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Per dire questo, ma anche magari qualcuno, io ho solo questo, ma appunto prendere anche più libri così, tipo questo qui, che sono un po' più impegnativi, magari un libro fantasy che lo leggi con più voglia, con più grinta, insomma. E niente, appunto, questi sono i miei buoni propositi letterari del 2019. E spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un pollice in su. Se vi va, condividetelo con i vostri amici e commentate. Se siete nuovi al canale, iscrivetevi ed entrate in questa family. Attivate la campanellina così non vi perdete i miei video. E noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!